Ciao amici, ciao amiche, ben ritrovati in un nuovo vlog. Siamo venuti dal parrucchiere. Allora, adesso ho fatto le sopracciglia e mi hanno aperto il cafferino, sto fumando la sigaretta e praticamente devo tagliare anche i capelli, perché i capelli sono cresciuti. Sì, diciamo che sto venendo più frequentemente dal parrucchiere perché comunque il capello... Però non so che taglio fare, se cambiare o lasciare sempre lo stesso. Comunque adesso vediamo, mi faccio consigliare anche dal titolare che è bravissimo proprio, consiglia come tutti i parrucchieri, dai, consiglia che tipo di taglio fare, lui mi ci vedrebbe di più come l'ha fatto una volta a spazzola, non così, perché dice che i miei capelli se ne vanno, sono un po' birichini, se ne vanno da una parte e dall'altra, però a me il taglio così onestamente piace. Quindi mi sa che mi rifaccio sempre alla vecchia maniera. Ci vediamo più tardi. Ragazzi, taglio di capelli fatto. Io non posso farmi vedere. Sopracciglia fatte. No, tu no spoiler. Ho fatto anche la riga di lato. E adesso siamo al Fiorda perché portiamo indietro. Stiamo portando indietro questi cuscini che tanfano. Hanno troppo un profumo che... No, non è profumo, ma è una puzza chimica. Sì, esatto. E non è giusto farmi passare dei cuscini che non sono quelli che sono. Abbiamo già fatto tutto, adesso niente. Entriamo, ma usciamo subito perché comunque è un carnaio. Siamo di sabato, come quello che credo io, perché devi andare? No, io mi dissocio, orrore. Comunque adesso... Orrore privacy. Cioè saperlo, meno male che mi sono fatto fare lo stacco della barba, così so da dove devo partire. Il centro commerciale è un formicaio, ma noi entriamo, usciamo, basta. Ragazzi, io sono uscito perché sarà che è troppo pieno. Non lo so, mi stava venendo un po' d'ansia, ho preferito uscire perché mia moglie comunque gli piace Primark e voleva fare un girettino. Io non sarà che forse, ripeto, troppo pieno, non lo so, però non me la sono sentita di stare dentro sinceramente. Allora gli ho detto amore esco e spero che faccia veloce comunque perché ieri siamo venuti a... Ha fatto un shoppingino veloce, si vede che magari vuole vedere se è rimasto qualcosa che gli è sfuggito. C'è un bellissimo sole, una bellissima giornata e se domani è così sarebbe bello andare in giro, ma sarebbe bello anche un po' riposare comunque. Poi comunque vediamo domani, dai, come sarà. Ancora ci sveglieremo e tutto quanto. Ragazzi, sono stato senza accorgermene, sono stato una mezz'oretta abbondante sotto il sole perché ho assistito a una lite quasi, diciamo, non tanto quasi rissa, sfiorata, però se andavano avanti sarebbe successa. Meno male che, cioè, ma potete immaginare un litigio, sapete per cosa la banalità? Per un parcheggio, ragazzi, per un parcheggio. Io non è che ho voluto fare il buon samaritano, però c'era questa macchina che doveva entrare, che c'è a parcheggiare, con dei bambini piccoli, dove solamente ho detto, signora, se vuole mi sposto io e faccio entrare lei. Andate avanti, comunque mia moglie mi sa che ha fatto i danni perché sta uscendo adesso dal Fiordaliso, però se penso che possano succedere queste cose per un semplice parcheggio, adesso no, magari più tardi quando arrivo a casa magari ve la racconto, perché comunque boh, non so come sta andando il mondo qua, ragazzi, per un parcheggio, Bene amici, siamo arrivati a casa da circa una mezz'oretta e stavolta
Sono stato male io, mi è venuta a me un po' d'ansia, vi dico subito perché evidentemente oggi il centro commerciale era pieno. Naturalmente, cioè, la sfortuna vuole che entriamo da Primark e guardo mia moglie negli occhi e dico: amore, non sto bene, ho un po' d'ansia. Lei, giustamente preoccupata, ha detto: non ti preoccupare, mi ha preso la mano, mi ha detto: stai tranquillo, ci sono qua io, mi fa: usciamo insieme. Gli ho detto: no, amore. Tu stai pure da dentro Primark perché sono stato io a volerlo. Gli ho detto: io esco, che così mi riprendo un po'. Se dovessi star male, ti chiamo e mi raggiungi. Ragazzi, purtroppo anche a me ogni tanto viene e mia moglie era pronta subito ad uscire con me, mi ha tenuto la mano, però gli ho detto: no, amore, non ti preoccupare, perché io mi conosco. Se esco, mi ripiglio, poi al limite posso entrare un attimino. È stata gentilissima, è stata un amore, ma non c'è stato bisogno perché comunque gli ho detto: no, amore, tranquilla, tu stai dentro da Primark. Se poi di fuori vedo che non passa, ti chiamo e mi raggiungi. Infatti, poi, ragazzi, una volta fuori mi sono fumato una sigaretta stando all'aria. 5-10 minuti mi è passato tutto, poi sono io che sono entrato da lei, l'ho raggiunta, perché comunque ci sosteniamo così. Se entriamo quando mia moglie ha l'ansia, io entro da Prima perché so che così con me gli passa. La stessa cosa a me, se lei è con me passa. Però ho voluto specificare appunto questo dettaglio perché ogni volta. Anzi, perché sicuramente tua moglie. No, ragazzi, non parlate a vanvera perché ripeto, mia moglie era pronta a uscire con me, soltanto che gli ho detto: no, amore, tu stai qua dentro, io esco, prendo aria e se nel caso mi raggiungi. Perché comunque sono stato bene tutto il tempo. Si vede che con il troppo caldo, entrando da Prime, cioè a Fiordaliso, era troppo pieno. Non so, mi è venuta così perché comunque l'ansia viene, non ti avvisa, però fortunatamente mi è passata subito perché siamo andati a lasciare i cuscini da Casanova. Non avevo niente, però lo sentivo comunque affollato, si sente, no? Siamo entrati da Primark che mi è venuto, però meno male che comunque sono uscito, mia moglie subito premurosa di riesco, però gli ho detto: non c'è bisogno, tu resta qua. Infatti poi sono entrato io. Non ho continuato a vloggare perché poi, ragazzi, c'è stato anche il fatto di questa discussione animata, troppo animata per un parcheggio, che, ragazzi, adesso a prescindere da tutto, no? Ma discutere per un parcheggio. Che poi la cosa che mi ha dato fastidio, perché io ho visto, però mi sono fatto gli affari miei. Però quando ho visto la macchina che stava lì ad aspettare per entrare nel parcheggio, che c'aveva i bambini in macchina, ho semplicemente detto: signora, mi sposto, ne cerco un altro, entri lei al mio posto, non c'è problema. Ha detto: no, non ti preoccupare, ti ringrazio perché. E niente, alla fine sono stato lì, gli ho detto solamente: signora, mi sposto io tranquillamente, giusto per placare gli animi. Poi sono andate avanti e ho detto: boh, evidentemente qua il sole un po' ogni tanto dai numeri. E niente. Ah, dovevo andare a fare una commissione per me, però anche lì, se sarà magari troppo via vai, non avevo voglia perché sono troppo malmostoso. Oggi ero malmostoso. Ho detto: i capelli sì, poi devo andare a fare una commissione che poi vedrete, però ho detto: no, tanto posso andare anche lunedì, martedì, quando voglio. Bene, ragazzi, non mi voglio dilungare, non voglio essere troppo logorroico. Noi ci vediamo. Naturalmente, voi avrete già visto questo vlog quando io farò la live. Ah, premessa, mi sono fatto staccare le basette. Perché se faccio la barba adesso, cosa succede? Che domani ce l'ho già di nuovo, perché la sera cresce. Quindi domani faccio anche la barba. Faccio sopracciglia, capelli, domani faccio la barba. Bene, ragazzi, io vi saluto, vi auguro buon sabato sera a tutti quanti, divertitevi. Chi non è,
chi non esce stasera vi aspetto in live, un bacione a tutti quanti, vicino a stasera, ciao!